Bene, sono andato al Presidente del Consiglio a ringraziarlo per il lavoro fatto e a portargli in dono per Natale dei formaggi della Valtellina e ne ho approfittato per ribadire l'urgenza di intervenire sul caro bollette, luce gas, riscaldamento ed energia sono un'emergenza per milioni di italiani. Abbiamo condiviso la necessità di intervenire a breve, anzi a brevissimo, per tagliare i costi delle bollette di luce e gas a carico di famiglie e imprese, e poi abbiamo accennato anche ai temi PNRR, fondi europei, lotta alla pandemia. Non abbiamo parlato ovviamente né di Quirinale né di beghe politiche. Incontro utile, e quindi la sintonia sull'urgenza di intervenire per abbattere il costo di luce e gas è totale, ne parlerò anche col ministro Cingolani, occorre intervenire rapidamente sulla parte di tasse di ogni bolletta. No, non abbiamo parlato di quello, lo lasciamo a voi giornalisti, le interpretazioni sulle candidature, io di Quirinale fino a gennaio non parlo. Secondo lei Draghi deve rimanere Io come... fino a gennaio di Quirinale non parlo e sto cercando di tagliare il costo delle bollette di luce e gas e vi auguro buon Santo Natale. Di questo quindi non bisogna credere.